Ultima giornata del campionato di Serie B, Girone B, di fronte a Cusano Milanino per il derby lombardo, PC Gibresso e Real Cornaredo. Per il PC Gibresso sono a referto Bianchi, Molinari, Affelta, Namatalla, Mezzani, Conte, Eclic, Lanzani, Nocera, De Feudis, Pisoni e Casetta, allenatore Ivano Bruno. Per il Cornaredo rispondono Marini, Gherardi, Saffiotti, Forte, Busato, Arbasino, Rossini, Scandagliato, Fasano, Casagrande, Ravasio, Emiliano Minazzoli, allenatore Renato Fracci. PC Gibresso si presenta a questa ultima sfida della stagione regolare con il sesto posto in classifica, 36 punti, ci sono però buone possibilità ancora di scavalcare il quinto posto. Alzignano Calcio 5, impegnato questo pomeriggio nel derby contro l'Atletico Alzignano capolista e dominatrice del girone di ritorno. Dunque, vincendo il PCG con una sconfitta dell'Alzignano Calcio A5, ci sarebbe la qualificazione ai playoff. Cornaredo invece è terzo in classifica, 47 punti, grande stagione questa per i ragazzi di Renato Fracci, già qualificati ai playoff, dove affronteranno molto probabilmente lo Jesolo, quarto in classifica, con 3 minuti e mezzo. Parte Conte, puntata spinta da Marini e poi Nocera e Mezzani calcia, Marini trova una deviazione in fallo laterale, la rimessa di Conte per Mezzani che riesce scivolata a calciare in porta, e Marini che è stato Namatalla, Neoverdi che provano con Nocera. Nocera si gira bene, Nocera al palo, poi con la vedo che disimpegna, Busato perde palo, salta con il Namatalla, saltato Marini, la porta sguarnita, arriva il gol, il tap-in vincente di Luciano Nocera e corona Cusano, quattro di Minazzoli, il break di Namatalla, il destro, grande intervento di Marini che scippato, scandagliato da Eclic che calcia, ancora Ravasio, bravo a respingere, poi scandagliato, occasione, scandagliato e si fuma il pareggio. Eclic finta su Basino, poi allarga per Conte, piattone, gol, c'è anche la deviazione probabilmente di Arbasino, comunque il gol è stato segnato dal PCG. Una regalata poi a Casagrande che col sinistro non trova la porta, chiuso però Casagrande, prova a ripartire, perde subito palla, ora con la vedo il gol di Arbasino del 1-2. Al 18esimo Conte, c'è il rimpallo con Fasano, Conte poi trova il gol del 3-1, Stefano Conte. Conte da Fasano, sinistro, la direzione di Ravasio, con la palla quindi Ravasio che lancia Fasano, la spinta poi la difesa del PCG, Caperno Cera fermato da Basino che poi parte per Casagrande, c'è 2 contro 1 sul secondo palo, incredibile errore di Emiliano Minazzoli. Conte, Affelta, gran destro, anzi gran sinistro di Affelta, accordato allora Fasano per Minazzoli che calcia, stavolta facendo Emiliano Minazzoli, facendosi perdonare l'errore della precedente occasione. Secondo minuto, ora Affelta colpisce il palo esterno, Affelta, Conte, palla sul secondo palo, il gol dovrebbe essere di Stefano Conte,
dunque tripletta per Conte, siamo 4-2. È stato bussato nel Cornaredo, palla buona, il gol di Casagrande in anticipo sul corner battuto da Fasano. Siamo 4-3. Spinta di Casagrande, riparte Fasano, palla buona per Scandagliato che sbaglia, tocco sotto sull'uscita di Casetta. C'era Anzani, Mezzani, Nematalla, il destro, il palo, Nematalla, non c'era, oh, Nematalla, non so perché, grande protagonista nel secondo tempo. Ora non c'era, il gol del 5-3 di Luciano Nocera, 7 minuti e 40 dalla fine. Però non è stata palla poi acquistata da Nocera che va a segno per il 6-3, tripletta dunque anche per Luciano Nocera. Tra il gol di Nocera e tra il gol di Conte, con tutti under 21 nel quarto di movimento, arriva il gol da parte di Conte, poche personale di Stefano Conte, il gol del 7-3, l'ultimo minuto di gioco. Il campionato di Serie B per quanto riguarda la stagione regolare di Cornaredo e PCG Bresso. Inizia dunque il derby con la vittoria 7-3 e ora attendiamo le notizie del finale dell'Atletico contro la Ziana Calcio 5 prima di ufficializzare la qualificazione ai playoff del PCG Bresso.